Perché qui? La doccia, ho fatto i capelli per aria, sto andando all'Ikea perché mi hanno regalato un buono per Natale i miei genitori e mia sorella e ne sto approfittando, sono le 7, chiudo alle 9, mi noleggio una macchina e vado a prendermi qualcosa. Purtroppo il telefono che ho è un iPhone 8 che ha la qualità che ha, quindi mi scuso già da ora per se riuscirò a fare dei video, delle clip all'interno del negozio, la qualità appunto, perdonatemi poi per quello che sarà. Credo che vi farò poi un piccolo haul dopo, non comprerò tantissimo nel senso che ho bisogno di un sacco di cose anche tipo per organizzare eccetera eccetera, ma quelle credo che le prenderò più avanti perché devo prima finire di sistemare le cose in modo tale che le cose che devo mettere poi in cucina, in quello che potrà essere eventualmente poi il ripostiglio, devono prima insomma essere sistemate. Summer rain on a window. Watch the time float on. Cool air blows a memento. Di sopra non è che mi serva tanto, mi sono dimenticata le cuffie quindi l'audio spero non sia veramente pessimo, però mi piace anche passare di sopra per avere delle idee su come posso organizzare eventualmente le cose, e anche se in realtà appunto poi tutto quello che generalmente ci serve mi serve è almeno uno sotto, però mi diverto comunque anche a guardare come arredano le cose, come utilizzare determinati oggetti anche per un modo diverso. Non è un po' scomodo? Cioè, ti alzi, spicchi la testa là. Avevo visto una poltrona simile in un vintage, costava una barca di soldi, molto simile, aveva il bracciolo un pochino più largo, però diciamo il modello era praticamente questo, è molto bella tra l'altro, 180 euro, beh, quasi quasi mi compravo quell'altra, che almeno diciamo aveva una... è un pochino più particolare, però per niente male questa. Vorrei anche io un effetto del genere, perché credo che comprerò poi le strisce LED, perché comunque fa un effetto molto molto carino. Di fianco alla cucina ho la finestra e ho uno spazio, praticamente la mia cucina è fatta appunto che finisce qua, e ho questo angolo dove c'è la finestra, e secondo me una cosina del genere potrebbe starci molto bene, così guadagno un po' di spazio, guadagno un cassetto che schifo non ci fa, ma soprattutto dei ripiani e una superficie per poter lavorare. Facciamo questo haul così, seduta in terra, mentre tanto probabilmente si sono sfrigolate le polpette. Dunque, partiamo dal cibo, visto che comunque sono le 9 e mezza, quasi le 10. Allora, ho visto questa, che non avevo mai visto prima, è una granola con frutti rossi e frutta secca, ma la cosa che mi ha sconvolto è che ha non così tanti zuccheri come pensavo ci fossero, quindi l'ho presa perché l'ho voluta provare, le polpette vegane che appunto vi consiglio, poi... fare la spesa quando hai fame, queste patatine alla sour cream, come si dice, panna acida e cipolli. Dovrebbero essere vegane, buone, fatto bene a prenderle. Poi questo subito perché devo metterlo in freezer. Carne macinata, sempre della stessa linea appunto nelle polpette, è un bel po', perché questa è 750 grammi, quasi un chilo,
dura un sacco. Proverò a fare una ricetta con la pasta filo, che in croato si chiama burek, ed è praticamente questa pasta filo che si può anche tirare a mano, non è per forza la pasta filo, ripiena appunto di carne macinata tradizionalmente. Qui userò questa. C'è da dire comunque che IKEA sta avendo delle difficoltà sullo stoccaggio delle cose, perché molte avevano il cartellino. Ad esempio c'era una, volevo prendere una specie di scaletta pieghevole, perché la cucina qua è alta, e ne volevo una, ce n'era una molto bella marrone scuro, non disponibile, quindi vabbè. Comunque, colino, ce ne volevo un altro, però diciamo che questo verrà usato come scolapasta, perché finora ho fatto un mese senza scolapasta. Non so come fatti, cioè era, vabbè, un delirio. Comodissimo secondo me anche per sciacquare tipo i legumi, frutta, verdura, eccetera. Non contenta però, ho preso anche questo, che devo vedere se ci sta in nel mio lavello. Spero che non sia troppo grande, perché giustamente non ho preso la misura, mi sono dimenticata. Non ho preso tantissimo in realtà. Poi una frusta, come si deve, perché mia mamma, non so perché, quando mi sono trasferita mi aveva comprato una frusta. Ma vi faccio vedere. La frusta che mi ha preso mia mamma, cioè è piccolissima. Cioè, non so perché lei mi ha preso... Questa è una frusta normale. Per carità, è utile anche questa, non dico di no. Però non capisco perché quando, avendo io vissuto in una casa abbastanza piccola, prima, non che questa sia una reggia, pensavo che tutto dovesse essere forse su scala, non lo so. Quindi io avevo questa frusta piccolissima e ne volevo una normale, grande. Pela patate, che io uso spessissimo, anche per tipo fare le carote, così poi da mettere in insalata. Questo tra l'altro è totalmente in acciaio e dovrebbe essere totalmente riciclabile. Per il detersivo da mettere in cucina, perché io compro spesso il detersivo per i piatti sfuso. Questo organizer, adesso qua non so se si vede, è quello in acciaio che serve appunto per mettere a posto le padelle e i coperchi. Con il cibo ho preso anche questa marmellata di fragole, che a livello di ingredienti va bene, solo che ha 55 grammi di frutta per 100, da quello che avevo capito dalla nutrizionista una buona va dai 70-80 grammi per 100, però vabbè, l'ho presa una volta. Cestino per il bagno, perché mi mancava ancora. Ecco, questa è stata la mia spesa. In realtà volevo prendere altre cose, ma appunto non c'erano. Volevo prendere un imbuto, ma c'erano due imbuti di plastica. E io cosa me ne faccio di due? Ne volevo uno. Boh. Volevo una pentola piccola, non c'era quella che volevo. Ce n'erano altre che però c'era scritto di dover lavare a mano. Quindi l'ho lasciata là. Resto direi che appunto poi andrò a comprare anche altre cose, tipo barattoli di vetro, li hanno a dei prezzi molto onesti, e cestini vari. Vado a mangiare le mie polpette. I miei video deliranti, come del resto tutta la mia esistenza. Questo voleva essere un video strutturato, in cui andavo da IKEA, compravo delle cose, ve le mostravo, eccetera eccetera. Ovviamente è finita sempre che niente va come dovrebbe andare. Quindi sono andata da IKEA, ho già fatto vedere delle cose che ho preso, ma ne ho prese delle altre, tra cui il microonde, perché sul microonde c'è una storia allucinante. Ho ordinato questo microonde, è arrivato completamente disintegrato, l'ho rimandato indietro e ho chiesto la sostituzione. Doveva arrivare al 7 aprile e il 6 aprile io guardo e non era neanche stato spedito. E io dico, come pensiamo possa arrivare domani se non è stato lo spedito? E infatti è arrivata una mail, ci scusiamo, bla bla bla. Annullo l'ordine e per fortuna vedo che da IKEA sono tornati i microonde a incasso. Quindi sono andata, sono tornata da IKEA, mi ha accompagnato un mio amico per fortuna. Ho comprato altre due cose che adesso vi mostrerò. Procediamo in maniera caotica completamente. Ma perché? Deve essere tutto di complesso.
questo microonde dovrebbe andare esattamente là. Sono riuscita a tirarlo fuori, non ci ho pensato prima di coricarlo perché avevo paura che... io come farò a tirarlo su questo microonde? Da sola? Ce l'avrò mai. Tra l'altro ho tipo il trapezio di qua messo male, tipo 2 settimane che sto facendo fisioterapia, quindi tra l'altro devo svuotarlo qui perché io chiaramente l'ho usato a mo' di deposito qui. Le altre cose che ho preso, questo set qui, sono praticamente 3 coperchi in silicone. Quando sono andata la prima volta non li ho presi, ho detto no vabbè ma non mi serviranno, e invece poi ho passato il resto della settimana a coprire varie pentole con i piatti, come sto facendo da 1 mese e mezzo. Non ho coperchi per qualsiasi, per tutte le... E questi, a parte essere in silicone, essere super sottili, fanno poi anche, hanno un po' un effetto sottovuoto, quindi comunque possono essere usati anche, non so, nelle ciotole se avanza qualcosa al posto della pellicola di plastica. Soprattutto non occupano tanto spazio, perché hanno fatto questa cosa molto intelligente per cui i manici, chiamiamoli così, sono impilabili. Va in lavastoviglie, se non ricordo male. Sì, lavastoviglie, forno, vari ed eventuali. Ora, svuotiamo là. Sempre con del tè in mano. 7 Parfum di Damman, sempre nero, bergamotto, fico, albicocca, limone e arancia. Ed è veramente uno dei miei preferiti. Ora proverò a far entrare questo microonde qui. C'è il fatto che l'anta qui sopra era stata fatta con le misure di un Whirlpool, quindi quest'antina qua sarà poi da sostituire. Cose non finiscono mai. Ho anche ordinato la cappa, arriverà. Adesso provo a sollevare quella roba lì, mi verrà un'ernia. Allora, sollevare, riesco a sollevarlo. Oh! Sì, un attimo. Ma mi manca... No! 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 No, mannaggia! Aspetta! Aspetta! Non ci avevo pensato, perché l'altro non ci stava. No raga, ma che cazzo. No raga, io non ce la faccio più con questo microonde, cioè veramente. Dio. Io ok, abbiamo capito cosa è successo, ok, perché poi c'è tutta la cosa, no, che se dici certe parole si me. È arrivato il 15° microonde in questa casa, lo proveremo di nuovo a mettere nel suo alloggiamento in cucina. Io ho chiaramente già riempito, nel frattempo c'è stata pure Pasqua, dentro c'è anche una colomba vegana. L'unico modo per avere un altro microonde era farmelo arrivare a casa. Il negozio era terminato. La spedizione, dei prezzi veramente allucinanti. Speriamo vada bene, perché ne ho già una. C'è già un altro di microonde che deve essere portato, restituito in negozio. Speriamo che questo vada bene, anche perché io non ne posso più. Tra l'altro
Stessa cosa, la cappa l'ho ordinata, doveva arrivare intorno al 20 di aprile. Non vedo mail di invio, non vedo mail di niente. Arriva una mail dicendo, ah no, guarda, ti arriverà a partire dal 7 maggio. Io quella a partire dal 7 maggio mi ha fatto venire dei brividi alti un metro. E infatti, ieri mi arriva un'altra mail dicendomi, in realtà, lol, scherzoni, arriverà, cioè, così l'ha presa dal 14 maggio. E ho detto, vabbè. Ho annullato l'ordine, ho visto che Ikea ha le cappe, quindi dovrei settimana prossima andare di nuovo a restituire il microonde e a prendere la cappa là. Questa veramente che non pensavo e non mi meritavo, secondo me. Carina. Ho preso questo poggiomestolo che è gigante, non pensavo fosse così grande, di questa marca, fatto su Etsy, una ragazza che fa queste cose a mano. Inoltre fa anche il lavastoviglie, ma non anche il microonde, me l'ha confermato lei, questa tazza che è in grass, non so se si percepisce bene, ma è tipo opaca, ok? Sempre con il suo marchio, dentro è ovviamente lucida. Per liquidi, insomma, io ci bevo il tè principe, perché io bevo molto tè. Ho comprati, non me li ha regalati, cioè no sponsored, pagato da me, tutte se. Semplicemente mi sembrava un consiglio genuino. Se dovete comprare, allora questa non era necessaria, ovviamente, però cioè, ma già che questo mi serve. La tazza nera effettivamente mi manca, ma poi soprattutto mi piace molto la forma. Vabbè, prova del 9. Ora non ho assolutamente speranze, cioè se ci resto male sarà perché semplicemente non ne posso più. Con il potere conferitomi dalle mie gambe. Non ci sta. Ma come fa a non starci? Ho preso le misure. Ok, potrebbe starci? No, vabbè, non ci credo. La devo prima collegare, se no ovviamente giustamente come ci passo la mano. Ok. Signora, le forniture, quali forniture? Gas e luce. Ma chi ve vuole? No. Dell'anta, che sapevo non ci sarebbe stata. Smontiamo l'anta. Ok, signori, ma stai calmo, ragazzi, ce l'abbiamo? Ci sta. Ci sono delle viti, dei piedini. Trains keep running, hearts keep breaking. I keep writing songs about things that are out of my control, but I pretend they're not, and then wonder why the outcome's not what I meant for. Oh, I tend to answer with maybe. This commitment seems so scary. And I miss just being more. I swear, baby, I'm not the one that's crazy. You say that I'm too picky. There's too much on my plate. I've never been the one to spend hours together. I love my friends, but I like silence even.